Salve gente, oggi vorrei proporvi quello che a mio avviso è l'approccio ottimale alla definizione. Ovviamente approccio ottimale è un concetto prettamente soggettivo perché dipende molto dalla situazione, dalla persona, dalla sua genetica, dalle sue abitudini, da tante cose. Quindi diciamo che non è una scienza esatta su cui si può dire questo è il modo migliore. Però a mio avviso esistono diciamo, dei concetti, dei parametri che sono preponderanti e su cui è importante appunto rimarcare e che spesso non sono affrontati nei video in cui si parla di questo argomento. Diciamo, si sottolineano i punti principali, molti altri canali, diciamo, molto migliori del mio, sottolineano i punti principali, però non rimarcano concetti che a mio avviso sono importanti. Ora, questo è un video prettamente teorico, non è un video in cui faccio vedere cosa mangio esattamente o come faccio definizione, però diciamo vi elencherò e vi descriverò i concetti alla base del mio approccio alla definizione. In primo luogo, bisogna stabilire per quali persone questo approccio è l'ideale. Perché ovviamente non è applicabile a tutti. Se sei un ragazzo di, non so, 19 anni che si è appena iscritto in palestra, vedrai comunque grossi risultati con questo approccio e con questi punti cardine, però non è detto che questo sia l'approccio ideale che devi utilizzare per raggiungere determinati risultati. Poi dipende dai risultati che vuoi raggiungere. Questo è l'approccio con cui faccio definizione, quindi si applica a persone che sono in sovrappeso, quindi che sia modesto o che sia più pesante, e che vogliono fare appunto un periodo in cui perdere peso, perdono peso, che sia ricomposizione corporea o semplicemente perdita di massa grassa, perché le due cose sono profondamente collegate, però la prima, ovvero la ricomposizione corporea, può avvenire solo in determinate circostanze molto specifiche, che non descriverò in questa sede, ovviamente, altrimenti il video verrà di mezz'ora. Allora, ci sono tre punti cardine della definizione, a mio avviso. Il primo è il deficit calorico, che è in assoluto la cosa più importante se si vuole perdere massa grassa. Se si vuole perdere peso in generale, però in primo luogo noi vogliamo perdere massa grassa e qui subentra il secondo punto, che è la preservazione della massa magra e della forza. Ora, c'è chi vi dirà che la forza non serve a niente nel BB o comunque per avere un fisico estetico, la forza non serve a niente. Si può, diciamo, appoggiare questo punto di vista fino a un certo punto, perché almeno secondo la mia esperienza, per un natural la forza rappresenta un'impalcatura grazie a cui costruire poi anche un fisico, diciamo, estetico, quindi una massa muscolare, un rapporto massa muscolare-massa grassa decente. Diciamo, è uno strumento che io, diciamo, utilizzerei come cardine, punto cardine, però si può anche fare a meno della forza e costruire un fisichetto estetico o anche abbastanza massivo, semplicemente con esercizi, diciamo, di pumping. Però non è il mio approccio e io sinceramente non lo consiglierei. Il terzo punto di questi tre pilastri della definizione è la misurazione periodica. Cioè, noi dobbiamo sapere quello che stiamo facendo e dove stiamo andando, dobbiamo conoscere, ecco. E come diceva Dottor House, sapere è sempre meglio. No, non mi ricordo esattamente la citazione, però diceva una cosa del genere, no? Sapere è sempre meglio. È meglio sapere, diceva. E quindi noi dobbiamo sapere, dobbiamo misurarci. Poi ci sono vari livelli e lo spiegherò tra poco. Ognuno di questi punti cardine a sua volta si suddivide in altri punti, sottopunti, possiamo dire. Il primo è il deficit calorico, come ho detto, e si suddivide in calcolo delle calorie e ripartizione dei macronutrienti. E qui ci sono, diciamo, altre cose da dire. E poi l'aumento dell'output calorico, quindi l'attività quotidiana, lo stile di vita, le attività quotidiane e il cardio, che è un'altra, diciamo, arma, un'altra freccia nella nostra faretra per accrescere il nostro dispendio calorico, anche se non è la cosa, diciamo, preponderante a mio avviso.
Ora, per quanto riguarda il controllo, il calcolo delle calorie, in questo video ovviamente non vi farò vedere esattamente come calcolare le calorie, però a mio avviso è uno dei punti fondamentali per poter appunto manipolare il proprio deficit calorico e tenere sotto controllo appunto questo deficit calorico. C'è chi vi dirà che non serve a niente per varie ragioni, magari perché il calcolo non è mai preciso al 100%. C'è sempre un margine di errore ed è un calcolo sempre approssimativo con un certo margine, e questo è vero, ma questo non implica che non serva assolutamente a niente. Anzi, è sempre meglio avere un valore approssimativo e non esatto che non avere assolutamente alcun valore, alcun numero, alcun dato. Qui torniamo al discorso di è meglio sapere di Dr. House. Poi, per quanto riguarda la ripartizione dei macronutrienti, non sono solo fondamentali le calorie. Per avere un deficit calorico, per dimagrire e perdere grasso, ma è importante che ci sia una certa ripartizione dei nutrienti più importanti, ovvero proteine, carboidrati e grassi. E qui subentra il discorso delle varie diete che prevedono di eliminare qualche gruppo di qualche nutriente, qualche macronutriente per qualche ragione esoterica, tipo la paleo dieta che limita i carboidrati, o comunque una buona parte dei carboidrati, o la chetogenica che toglie i grassi, che toglie appunto sempre i carboidrati e ci fa assumere soltanto grassi, eccetera, eccetera. O la no carb che toglie definitivamente i carboidrati. Ora, la mia posizione è molto semplice e penso che un qualsiasi nutrizionista, anche sportivo, vi dirà la stessa cosa. Tutti questi approcci, diciamo, come ho detto, esoterici all'alimentazione sono in buona parte, salvo determinate circostanze specifiche, delle seghe mentali. Perché per avere una buona ripartizione, appunto una buona definizione, quindi una buona condizione corporea, ci basta semplicemente avere una dieta bilanciata per quanto riguarda appunto proteine, grassi e carboidrati. Magari con un aumento appunto delle proteine, visto che abbiamo un fabbisogno proteico maggiore, abbiamo una maggior sensibilità alla sintesi proteica, per la sintesi proteica. Quindi l'unica cosa che vogliamo fare è aumentare la percentuale di proteine rispetto a una persona che invece non si allena o non si allena spe nello specifico con i pesi. Quindi io direi che una ripartizione ideale per chi appunto già diciamo, si è addentrato nel mondo del calcolo dei macronutrienti sia circa 50% carboidrati, 30% proteine, 20% grassi, circa. Poi possiamo fare 25% carboidrati, 25% proteine, 30%, cioè 30% proteine, 25% grassi. Più o meno dobbiamo stare lì. Perfino una dieta a zona che prevede 33% di ogni macronutriente non è un'idea tanto malvagia. Comunque è sempre meglio di adottare sul lungo termine una chetogenica o una paleo, una no carb. Però in ogni caso, qualsiasi sia il protocollo o il principio metafisico che volete seguire per quanto riguarda la distribuzione dei macronutrienti, se siete in deficit calorico perderete peso, vedrete i risultati e penserete: ah, allora questo era il metodo giusto. No, signore, non necessariamente. Il deficit calorico ti fa perdere grasso e ti fa perdere peso. Poi, con una ripartizione, diciamo, dei macronutrienti non ottimale, possiamo perderne. Non perdere quello che volevamo in termini di rapporto gra massa grassa, massa magra, eccetera. Però alla fine i risultati li vediamo perché se prima eravamo in surplus calorico, ora siamo in deficit, quindi in ogni caso vediamo risultati. Quindi, ricapitolando, ripartizione macronutrienti, una ripartizione classica dei macronutrienti, non strana, particolare, o che si basa su qualche principio che esclude qualche macronutriente, ma una ripartizione in cui ci sono sia carboidrati, sia grassi e sia proteine, con una leggera enfasi sulle proteine. Io non supererei mai personalmente i 2 grammi per chilo di peso corporeo. Okay? Per quanto riguarda le calorie, ora qui subentra un discorso molto importante su cui mi aspetto la massima attenzione. Uno degli errori che gli atleti tendenzialmente fanno quando tagliano le calorie per adottare un deficit calorico per dimagrire, per perdere grasso, è quello di tagliarle troppo presto. Cioè, è quello di ridurre l'introito calorico troppo presto
man mano che aggiornano appunto il proprio introito calorico per perdere grasso. Per esempio, se il mio attualmente il mio fabbisogno, diciamo, è di 2500 kcal e io sono a 2300 e quindi ho un deficit calorico di 200 kcal. E magari in 3 giorni non vedo una perdita di peso, addirittura vedo un aumento leggero di peso. Io sono portato istintivamente per abitudine a togliere altre 200 calorie. Io, ok, da oggi in poi invece di 2300 ne assumerò 2100, vai, così perdiamo ancora più peso. Questo è un errore da evitare. Noi vogliamo spremere l'attuale deficit calorico il più possibile. Fin tanto che riesce a, diciamo, procurarci una perdita di massa grassa. Quindi, invece di tagliare le calorie appena vediamo che siamo in una plateau, appena ci siamo stabilizzati o addirittura vediamo un piccolo aumento di peso, che questo lo dirò dopo, non necessariamente significa che stiamo mettendo grasso, noi non dobbiamo subito tagliare le calorie, ma dobbiamo aspettare ancora. E assicurarci che effettivamente quell'introito calorico che stiamo adottando non rappresenti più il nostro fabbisogno, comunque un valore che sia sotto il nostro fabbisogno, ma rappresenti di fatto il nostro fabbisogno qualcosa in più, che quindi ci sta facendo non perdere peso, ci sta facendo mantenere o aumentare il peso. Quindi dobbiamo dargli tempo e assicurarci di spremere, come ho detto, il più possibile la perdita di peso. Di grasso, quello che vogliamo principalmente, da questo attuale fabbisogno, da questo attuale introito calorico. Quindi io direi di dare una settimana, almeno una settimana, di tempo al nostro organismo di adattarsi o comunque di sfruttare quel deficit calorico. Quindi, se sono a 2300 da 3 giorni e mi rendo conto che in 3 giorni non ho perso peso, addirittura ne ho messo un po', io co cosa faccio? Aspetto altri 4 giorni. Mi assicuro che non ci sia perdita di grasso, di peso, di grasso, se, dipende dalle nostre misurazioni quanto sono precise, questo lo tocchiamo dopo, e a quel punto scendo un pochino, invece di 2300, 2200, e attendo un'altra settimana, ok? Ora, questo cosa implica? Questo implica due cose, una negativa, che in realtà non è tanto negativa, e una positiva. Quella negativa è che ci metteremo più tempo per definire. Ovviamente, perché invece di scendere prima, appena raggiungiamo uno stallo, noi scendiamo quando siamo sicuri al 100% di aver sfruttato al massimo il deficit calorico attuale. La cosa positiva, che è collegata a quella negativa, è che scendendo più gradualmente, e sfruttando al massimo il piccolo deficit calorico che stiamo adottando, noi non sopprimiamo il nostro metabolismo. Quindi non permettiamo al nostro metabolismo di abbassarsi troppo e quindi di, diciamo, bruciare troppa massa magra, che è assolutamente quello che non vogliamo, e due, di avere, diciamo, dei rebound, l'effetto yo-yo alla fine del ciclo di definizione, che avremo un metabolismo così soppresso e avremmo raggiunto calorie così basse che anche 2000 calorie ci faranno ingrassare. No? Questo è un grosso vantaggio, quindi è fondamentale che lo si tenga in forte considerazione. Ora, sempre riguardo il deficit calorico, un altro strumento, come accennato prima, per ottenere questo deficit calorico è quello di avere uno stile di vita più attivo. E quindi possiamo adottare, implementare delle scelte quotidiane nel nostro stile di vita, che ci permettono di avere quel piccolo aumento del deficit calorico che potrebbe aiutarci. Per esempio, invece di prendere l'ascensore, per andare al lavoro, per tornare a casa, possiamo prendere le scale. Invece di prendere la macchina per andare al lavoro, se non siamo troppo lontani, possiamo andare a piedi. E tutte queste stronzate qui, queste cose molto, diciamo, basilari terra terra, sembrano stronzate, ma sono. Hanno un impatto a fine giornata. Poi un altro strumento, come ho detto, è il cardio. Il cardio può essere utilizzato per incrementare ulteriormente il deficit calorico e quindi non ricorrere invece alla riduzione delle calorie giornaliere. Però personalmente io
Mi rompo i coglioni di fare cardio. Quindi io direi, invece di farlo per aumentare il deficit calorico, io lo farei semplicemente per la salute cardiovascolare e per il fiato, che sono cose davvero di primaria importanza. Quindi questo vi motiverebbe di più a farlo, almeno a me funziona così, anche se in realtà non lo faccio comunque perché sono un coglione. Ora, tornando al discorso, cioè tornando, andando oltre, apriamo una piccola parentesi sull'integrazione. Perché c'è chi dice l'integrazione è fondamentale, chi dice l'integrazione è irrilevante o addirittura un complotto delle case farmaceutiche. L'integrazione può essere importantissima, ma dipende molto dalla persona. Cioè dipende dal livello della persona, quanto la persona, diciamo, ottimizza tutte le altre componenti del percorso, perché più ottimizzi tutte le varie variabili e più quell'aggiunta in più può appunto darti quel surplus di risultati. Però l'alimentazione, come ho detto, dipende dalla persona. Cioè, se tu hai un'alimentazione molto poco proteica e non riesci a mangiare molta carne, o per qualche ragione ideologica o salutistica non mangi carne, lì entra in gioco proprio necessariamente l'integrazione di proteine. Però l'integrazione di proteine può entrare in gioco anche se tu semplicemente non sei un gran mangione di carne o di alimenti contengono molte proteine, diciamo, nobili. Quindi dipende. Se sei uno che mangia molta carne, può anche non prendere proteine nobili, o comunque mangi molte proteine dal cibo, può anche non assumere proteine in polvere, dicevo, nobili. Per quanto riguarda la creatina, che io sappia, ci sono soggetti che non ne rispondono e altri che ne rispondono meglio, quindi anche lì dipende dal soggetto. Per quanto riguarda gli aminoacidi, che io sappia sempre, non sto qui a fare ricerche e a mettervi studi, perché a parte che gli studi sono molto fuorvianti, non ho neanche il tempo e la voglia. Però che io sappia, questa è bro science, diciamo così, una bro science per studi nerd massa. Gli aminoacidi ramificati non sono così importanti come sembrano, almeno su di me. Gli aminoacidi ramificati, anzi, gli essenziali, che sono ancora meglio, sono essenziali, appunto, quando siamo a digiuno da molto tempo. E vogliamo allenarci a digiuno per qualche ragione, magari stiamo seguendo il digiuno intermittente e siamo più propensi ad allenarci a digiuno perché siamo più concentrati, eccetera. In quel caso sono importantissimi. Se invece stiamo mangiando regolarmente, per me non cambiano quasi niente, ok? Quindi gli aminoacidi pure sono molto relativi. Pre-workout, stessa cosa. Se ti prendi 4 caffè, 3 caffè prima di allenarti, puoi anche fare a meno del pre-workout. Quindi gli integratori sono un qualcosa che è soggettivo e relativo ed è estremamente sulla punta della nostra piramide, del percorso, diciamo. Ora, passando al discorso, al secondo punto cardine, che è l'allenamento, torno a dire, il mio approccio all'allenamento è molto basato sulla forza. E qui, diciamo, c'è un piatto forte, un primo piatto, che è la forza, un allenamento di forza, stile powerlifting. Ora, che siate BB o che siate gente con il fisico alla Ziz per andare in spiaggia o che siate appunto un powerlifter, in caso a maggior ragione, il mio approccio è sempre lo stesso. Un primo piatto di programmazione di powerlifting. Dovete imparare gli esercizi base, esercizi fondamentali, la tecnica nel modo giusto, nel modo corretto e nel modo più sicuro per fare questi esercizi è più stabile perché la stabilità è di primaria importanza. E poi, in secondo luogo, aumentare i carichi perché le due cose sono collegate. Se fate bene l'esercizio, seguite una giusta programmazione, aumentate anche i carichi, aumentate anche la forza e con la forza potete farci dei miracoli, potete farci delle cose bellissime. E qui subentra l'allenamento stile BB, cioè quei complementari che vi permetteranno di allenare in modo più specifico varie parti del corpo. Però io non metterei questi al centro e poi ogni tanto sporadicamente quella panca o quello stacco caricati. Io metterei prima panca, stacco e squat come esercizi importanti su cui cercate di concentrarvi e poi intorno metterei qualche complementare per allenare anche il resto del corpo, stile BB. Per quanto riguarda la misurazione, torno a dire una cosa importante, voi dovete misurarvi. È importante perché noi dobbiamo sapere quali sono gli effetti del nostro approccio, della nostra programmazione sul nostro organismo.
E sapere è potere, ecco. Quindi non volere, sapere è potere. E quindi in che modo misurarsi? Ci sono, diciamo, tre livelli di misurazione. C'è chi si limita a guardarsi allo specchio e magari farsi una foto settimanale, per esempio, o mensile, o giornaliera, anche se da un giorno all'altro non vedete i risultati, ovviamente. C'è chi a questo aggiunge una misurazione del peso, e il peso è importante che lo misurate ogni giorno, e se poi fate dei check-up settimanali, fate una media settimanale dei 7 giorni di pesatura. Perché il peso varia tantissimo in base a tante cose. Quanto abbiamo mangiato il giorno prima, quindi ritenzione idrica, di glicogeno, all'allenamento che abbiamo fatto, a tante altre variabili, se siamo andati a cesso, ecco. Quindi può essere che un giorno il nostro peso sia di 2 kg più basso, un giorno più alto, e se lo prendiamo una volta a settimana o una volta al mese, non abbiamo un dato esatto, abbiamo un dato che è molto soggetto a queste fluttuazioni sporadiche di peso. Quindi è importante prendere il peso tutti i giorni e fare una media settimanale, mensile, quello che volete. Poi, se volete aggiungere un altro tassello di un altro layer di precisione alle vostre misurazioni, comprate un plicometro e misurate lo spessore delle plighe. Ora, qui non posso mettermi a fare un discorso su questo, però immagino ci siano un sacco di tutorial al riguardo. E questo ovviamente non potete farlo se siete in grosso sovrappeso, perché non potete neanche andare a pinzarle, però dovete farlo se già siete a un livello di diciamo, composizione corporea accettabile. Ecco, questo è il mio approccio teorico alla definizione. Non sono entrato nel dettaglio in nessuno di questi aspetti, soprattutto l'alimentazione, che meriterebbe un discorso davvero imponente, e soprattutto anche l'allenamento, che meriterebbe un altro discorso imponente, nonché un esempio di programma di allenamento e di programmazione sul lungo termine. Però sono cose che affronterò gradualmente in altri video, anche perché ho intenzione di, diciamo, espandere il canale, renderlo più perfezionarlo, fare video di maggior qualità in tutti i sensi, anche come contenuti, soprattutto come contenuti. Quindi questo, diciamo, è una sorta di prova, un rodaggio, una puntata pilota di qualcosa che in futuro diventerà molto più comprensivo e vasto, ok? Quindi al prossimo video.